quarto quarto da parte tua, hai suonato la carica, hai incitato il pubblico, hai segnato dei canestri decisivi. È un vero peccato arrivare almeno due e poi non riuscire a completare una rimonta. Qual è la tua valutazione? Well, thanks for the good words, but eventually at the end we lost the game. This is what is important. We're playing to win a game and it doesn't matter who we play. Of course, playing against you is something that is more important maybe to me or maybe to others because they are the rivals, they are the most, the best team in this point in the league. We started in 1-1. Grazie per le parole, le apprezzo. Sicuramente questa è stata una partita difficile. Noi abbiamo giocato contro Schio ed è una partita che comunque sia dobbiamo affrontare come tutte le altre con la giusta intensità, indipendentemente da chi abbiamo di fronte. Sicuramente magari Schio rappresenta un avversario particolare per me, magari per altre giocatrici, perché a questo punto della stagione stanno dimostrando di essere probabilmente la squadra migliore. Però insomma ogni partita deve essere presa come tutte le altre, cioè con la maggiore intensità. We started the game bad, but the good thing we can take from this game is the fact that we came back to the game with a lot of help from our fans. This is very important for us. This is the one thing that I'm taking from this game, the fact that we came back from under 20 points, which is a very difficult thing to do. We showed the character and we need to put this game behind us, learn what we can from this game and keep on moving. In questa partita purtroppo non abbiamo portato a casa il risultato, però la cosa che prendo come positiva è il fatto che siamo riusciti a recuperare da un deficit di 20 punti fino ad arrivare a meno 2, che è una cosa difficilissima da fare. Quindi ovviamente non abbiamo giocato in maniera costante durante la partita, ma apprezzo l'energia che abbiamo utilizzato per recuperare. In questo i nostri tifosi, i nostri fans sono stati fantastici perché ci hanno veramente supportato e per questo li ringrazio. Quindi sicuramente l'aspetto positivo è il fatto di non aver mollato, di non aver lasciato andare via la partita. C'è una cosa che volevo chiedere. Secondo lei, che conosce l'ambiente, siete riusciti a metterle paura? Do you think you managed to sort of, you know, scare them a little bit? Oh yeah, I think first no, premesso, scusami, volevo dire paura perché appunto c'era un più 20 che poteva essere, no, abbastanza. First of all, I think any team that comes near the Palamazola is scared in the beginning. They played good, they started good the game, but we showed we have a good team and it doesn't matter who we play. And the moment Schio saw that we coming back to the game, I think we all saw the embarrassment and the fear in their face. And I think if the game were 2 more minutes, we would win the game. But let's say for the moment, if we're talking about fear, we did a good job. Io penso che chiunque venga, si avvicini al Palamazzola solamente, ha sicuramente già in principio paura, perché sta venendo qui contro il Kras. Per quanto riguarda la partita specifica, sicuramente abbiamo mostrato, quando siamo andati da meno 20 a meno 2, che c'eravamo ancora in campo. E abbiamo potuto leggere nei loro occhi l'imbarazzo e la paura. E di conseguenza, se stiamo parlando effettivamente di paura dal punto di vista, diciamo, agonistico, abbiamo dato anche questa, diciamo, questa piccola battuta. Qual è stata la difficoltà maggiore che ti ha causato Schio nel corso dei primi tre quarti? E qual è, rifaccio anche a te la domanda sull'insegnamento che viene da questa partita. E poi vorrei sapere che tipo di learning hai ottenuto da questo match. What was the thing that, let's say, you struggled the most with against Schio in the first three quarters? Tactically, we came very ready for this game.
But I think it, maybe in the beginning of the game we were too focused on them than on what we need to do and the energy and the stuff that we need to work on and focus on ourselves. And when we let go a little bit and went back to our game, to our energy and to our running game, we showed a little more character and we played better and we came back to the game. Tatticamente penso che abbiamo affrontato questa partita con preparazione. Abbiamo avuto il piglio giusto, però siamo state troppo concentrate probabilmente sul loro gioco, piuttosto che pensare a quello che noi dovevamo fare, l'intensità che dovevamo mettere in campo. Sì, parlo di noi come giocatrici ovviamente. E di conseguenza quando poi finalmente siamo riusciti a lasciarci andare un po' di più, allora siamo riusciti ad esprimere quello che era il nostro gioco. Quindi questo è stato in realtà quello che ci ha dato di più fastidio all'inizio, proprio il fatto di non essere rimaste concentrate su noi stesse. Cosa vi è mancato per poter ribaltare le sorti del match? Il tiro da tre? What did you miss about this match that would make you win? Yeah, those two more minutes that you said? Obviously yes, but let's say that it started in the beginning of the game. We didn't start the game good and it reflected the way we played towards 40 minutes, though we came back to the game. They shot in very good percent in the first half, and maybe a few loose balls, maybe a few rebounds would change everything, but it's dead now. Penso che se ci fossero stati due minuti in più di partita noi avremmo vinto. Purtroppo il problema è che abbiamo cominciato non nella maniera giusta e quindi non abbiamo avuto poi abbastanza tempo per recuperare. Loro nella prima metà hanno segnato con delle percentuali eccezionali e quindi sicuramente questo non ci ha aiutato. Non so, magari portando sin dall'inizio quell'intensità che non abbiamo avuto in maniera costante, avremmo avuto qualche rimbalzo in più o qualche palla persa in più da recuperare e probabilmente quella avrebbe fatto la differenza. Senti, viene una svolta dal meno 20 al meno 2. Secondo te qual è stata? 20 below, 2 below. What changed? I think the defense, the players that were on the court did everything they could and made skill loose balls and made us have confidence in our game, in our fast break game. More energy, more live playing, and I think that was the key. On the second half we didn't think about them, we thought about us. That's what important. Penso che a un certo punto sia stata la difesa a fare la differenza. Quando siamo rientrati in campo, le giocatrici che erano le 5 in quintetto hanno fatto tutto quello che avevano da fare per poter creare delle difficoltà. Infatti abbiamo visto delle palle perse e in più noi siamo riusciti a costruire un po' la nostra sicurezza in questa maniera, perché la cosa ci ha dato anche vitalità poi in attacco anche con i nostri contropiedi e questa è stata la cosa che sicuramente ci ha dato diciamo il punto di svolta. Ok.